This is Il Piccolo Principe, read by Francesca Pittatore. Quattordicesimo capitolo. Il quinto pianeta era molto strano. Vi era appena il posto per sistemare un lampione e l'uomo che l'accendeva. Il piccolo principe non riusciva a spiegarsi a che potessero servire, spersi nel cielo, su di un pianeta senza case, senza abitanti, un lampione e un lampionaio. Eppure si disse: «Forse quest'uomo è veramente assurdo!» Però è meno assurdo del re, del vanitoso, dell'uomo d'affari e dell'ubriacone. Almeno il suo lavoro ha un senso. Quando accende il suo lampione, è come se facesse nascere una stella in più, o un fiore. Quando lo spegne, addormenta il fiore o la stella. È una bellissima occupazione ed è veramente utile, perché è bella. Salendo sul pianeta, salutò rispettosamente l'uomo. «Buongiorno! Perché spegni il tuo lampione?» «È la consegna», rispose il lampionaio. «Buongiorno!» «Che cos'è la consegna?» «È di spegnere il mio lampione. Buonasera!» E lo riaccese. «E adesso perché lo riaccendi?» «È la consegna.» «Non capisco», disse il piccolo principe. «Non c'è nulla da capire», disse l'uomo. «La consegna è la consegna. Buongiorno!» E spense il lampione. Poi si asciugò la fronte con un fazzoletto a quadri rossi. «Faccio un mestiere terribile. Una volta era ragionevole. Accendevo al mattino e spegnevo alla sera e avevo il resto del giorno per riposarmi e il resto della notte per dormire.» «E dopo di allora è cambiata la consegna?» «La consegna non è cambiata», disse il lampionaio. «È proprio questo il dramma. Il pianeta di anno in anno ha girato sempre più in fretta e la consegna non è cambiata.» «Ebbene?» disse il piccolo principe. «Ebbene, ora che fa un giro al minuto, non ho più un secondo di riposo. Accendo e spengo una volta al minuto.» «È divertente! I giorni da te durano un minuto.» «Non è per nulla divertente», disse l'uomo. «Lo sai che stiamo parlando da un mese?» «Da un mese?» «Sì, 30 minuti, 30 giorni. Buonasera!» E riaccese il suo lampione. Il piccolo principe lo guardò e sentì improvvisamente di amare quest'uomo, che era così fedele alla sua consegna. Si ricordò dei tramonti che lui stesso una volta andava a cercare spostando la sua sedia. E volle aiutare il suo amico. «Sai, conosco un modo per riposarti quando vorrai.» «Lo vorrai sempre», disse l'uomo. «Perché si può essere nello stesso tempo fedeli e pigri.» E il piccolo principe continuò. «Il tuo pianeta è così piccolo che in tre passi ne puoi fare il giro. Non hai che da camminare abbastanza lentamente per rimanere sempre al sole. Quando vorrai riposarti camminerai e il giorno durerà finché tu vorrai.» «Non mi serve a molto», disse l'uomo. «Ciò che desidero soprattutto nella vita è di dormire.» «Non hai fortuna», disse il piccolo principe. «Non ho fortuna», rispose l'uomo. «Buongiorno!» E spense il suo lampione. «Quest'uomo», si disse il piccolo principe continuando il suo viaggio, «quest'uomo sarebbe disprezzato da tutti gli altri, dal re, dal vanitoso, dall'ubriacone, dall'uomo d'affari. Tuttavia, è il solo che non mi sembri ridicolo. Forse perché si occupa di altro che non di se stesso.» Ebbe un sospiro di rammarico e si disse ancora: «Questo è il solo di cui avrei potuto farmi un amico. Ma il suo pianeta è veramente troppo piccolo, non c'è posto per due.» Quello che il piccolo principe non osava confessare a se stesso era che di questo pianeta benedetto rimpiangeva soprattutto i suoi 1440 tramonti nelle 24 ore.
Quindicesimo capitolo. Il sesto pianeta era 10 volte più grande. Era abitato da un vecchio signore che scriveva degli enormi libri. «Ecco un esploratore!» esclamò quando scorse il piccolo principe. Il piccolo principe si sedette sul tavolo ansimando un poco. Era in viaggio da tanto tempo. «Da dove vieni?» gli domandò il vecchio signore. «Che cos'è questo grosso libro?» disse il piccolo principe. «Che cosa fate qui?» «Sono un geografo», disse il vecchio signore. «Che cos'è un geografo?» «È un sapiente che sa dove si trovano i mari, i fiumi, le città, le montagne e i deserti». «È molto interessante», disse il piccolo principe. «Questo finalmente è un vero mestiere!» E diede un'occhiata tutto intorno sul pianeta del geografo. Non aveva mai visto fino ad ora un pianeta così maestoso. «È molto bello il vostro pianeta. Ci sono degli oceani?» «Non lo posso sapere», disse il geografo. «Ah!» Il piccolo principe fu deluso. «E delle montagne?» «Non lo posso sapere», disse il geografo. «E delle città, dei fiumi e dei deserti?» «Neppure lo posso sapere», disse il geografo. «Ma siete un geografo!» «Esatto», disse il geografo. «Ma non sono un esploratore. Manco completamente di esploratori. Non è il geografo che va a fare il conto delle città, dei fiumi, delle montagne, dei mari, degli oceani e dei deserti. Il geografo è troppo importante per andare in giro. Non lascia mai il suo ufficio, ma riceve gli esploratori, li interroga e prende degli appunti sui loro ricordi. E se i ricordi di uno di loro gli sembrano interessanti, il geografo fa fare un'inchiesta sulla moralità dell'esploratore». «Perché?» «Perché se l'esploratore mentisse porterebbe una catastrofe nei libri di geografia. Ed anche un esploratore che bevesse troppo». «Perché?» domandò il piccolo principe. «Perché gli ubriachi vedono doppio e allora il geografo annoterebbe 2 montagne laddove ce n'è una sola». «Io conosco qualcuno», disse il piccolo principe, «che sarebbe un cattivo esploratore». «È possibile. Dunque, quando la moralità dell'esploratore sembra buona, si fa un'inchiesta sulla sua scoperta». «Si va a vedere?» «No, è troppo complicato. Ma si esige che l'esploratore fornisca le prove. Per esempio, se si tratta di una grossa montagna, si esige che riporti delle grosse pietre». All'improvviso il geografo si commosse. «Ma tu... tu vieni da lontano. Tu sei un esploratore. Mi devi descrivere il tuo pianeta». E il geografo, avendo aperto il suo registro, temperò la sua matita. I resoconti degli esploratori si annotano dapprima a matita e si aspetta per annotarli a penna che l'esploratore abbia fornito delle prove. «Allora?» interrogò il geografo. «Oh, da me», disse il piccolo principe. «Non è molto interessante. È talmente piccolo. Ho 3 vulcani, 2 in attività e 1 spento, ma non si sa mai». «Non si sa mai», disse il geografo. «Ho anche un fiore». «Noi non annotiamo i fiori», disse il geografo. «Perché? Sono la cosa più bella». «Perché i fiori sono effimeri». «Che cosa vuol dire effimero?» «Le geografie», disse il geografo, «sono i libri più preziosi fra tutti i libri. Non passano mai di moda. È molto raro che una montagna cambi di posto. È molto raro che un oceano si prosciughi. Noi descriviamo delle cose eterne». «Ma i vulcani spenti si possono risvegliare», interruppe il piccolo principe. «Che cosa vuol dire effimero?» «Che i vulcani siano spenti o in azione
«È lo stesso per noi», disse il geografo. «Quello che conta per noi è il monte. Lui non cambia». «Ma che cosa vuol dire effimero?» ripeté il piccolo principe, che in vita sua non aveva mai rinunciato a una domanda una volta che l'aveva fatta. «Vuol dire che è minacciato di scomparire in un tempo breve». «Il mio fiore è destinato a scomparire presto». «Certamente». «Il mio fiore è effimero», si disse il piccolo principe, «e non ha che 4 spine per difendersi dal mondo. E io l'ho lasciato solo». E per la prima volta si sentì pungere dal rammarico, ma si fece coraggio. «Che cosa mi consigliate di andare a visitare?» «Il pianeta Terra», gli rispose il geografo. «Ha una buona reputazione». E il piccolo principe se ne andò pensando al suo fiore. Welcome back! Did you like today's chapters? Let me know in a comment below your favorite sentence or word. And while you wait for the next episode, check out these playlists I made to help you in your language learning journey. Buon italiano a tutti!